Buon pomeriggio, ben ritrovate. Dunque oggi andrò a fare un dolce con la farina di mandorle. Ora vi elenco gli ingredienti. Allora, io qui ho dello zucchero, ne servono due bicchieri. Ah, il mio è un bicchiere abbastanza grande, ne basta uno. Se avete bicchieri più piccoli fate due bicchieri. Poi occorre tre uova, eccole qua, tre uova intere, poi un bicchiere di latte, io uso il latte di mandorle, ma potete fare con semplice latte, poi l'olio, eccolo qui, un bicchiere di olio di girasole o di olivo, come volete. Poi tre bustine, tre bicchieri, scusate, di farina. La farina, eccola qua. Ne occorrono tre bicchieri. Poi una bustina di lievito vanigliato, eccolo qui. Un pizzico di sale. E se volete potete mettere delle gocce di cioccolato, io non lo metto. Vado dopo a mettere della granella di nocciole sul dolce. Ho già imburrato la mia teglia, lo voglio fare così, questo dolce rettangolare, e poi forse lo andrò a farcire dentro spaccandolo, lo faccerò poi vedere con la crema, con Nutella, oppure lo lascio semplice così. L'ho già imburrata e infarinata, la metto da parte e ora vado ad iniziare. Dunque si inizia subito mettendo le uova e lo zucchero e poi sbattere. Vado a mettere lo zucchero e iniziamo a sbattere. Deve sbattere un po', no, non va a diventare proprio le uova bianche. A questo punto mettiamo la farina, 3 bicchieri di farina. Farina di mandorle. Grazie.
tutti gli ingredienti insieme. Ah, qui ho anche una fialetta aromatizzante mille fiori, andrò a mettere qualche goccia. Ora mettiamo tutto insieme gli ingredienti, il latte, due bicchieri di latte, questo è uno, metto il secondo bicchiere di latte di mandorlo, poi metto un pizzico di sale, io avevo preparato anche la farina questa normale 00 per farvi vedere che volendo potete farlo anche con la farina normale invece di questa di mandorle. Poi metto qualche goccia aromatizzante, ricetta nuova, poi metto l'olio, un bicchiere d'olio, io metto girasole, voi potete mettere di semi o di olivo come preferite, eh? Ecco, un bicchiere. Poi vado a mettere il lievito, una bustina di lievito. E vado a rimescolare tutto. Vado ad aggiungere anche un pochino di farina 00.
mortaccio. Ecco, vado a setacciarla. Questa è un'aggiunta per addensare un pochino, se vedete che mi rimane lenta con la farina di mandorle, potete fare in questo modo. Farina, si deve addensare un po', potete mischiare benissimo le farine che volete potete mettere, non è un dolce soltanto con la farina, ma potete usare benissimo più farine. Questa è una ricetta che io avevo scritto un po' di tempo fa, non mi ricordo dove l'avevo presa, e oggi l'ho ritrovata e ho pensato di farla. Thank you.
Ecco qua. Questa è la consistenza che deve avere. Iniziate a mescolare le fuste elettriche prima a bassa velocità, poi dopo alzate la velocità. Questa è la consistenza che deve avere, di dolce. Mettiamo di zucchero. Andrebbe un altro pochino di zucchero, eh? Ora aggiungo anche un po' di zucchero. Non è molto dolce perché io ho fatto un bicchiere pieno, ma in realtà sono due bicchieri di zucchero. Il zucchero va bene, regolate voi, eh? La ricetta dice due bicchieri, io ne ho messo uno. Sentiamo ora, perfetta così, eh? Ora la metto in teglia. Questo è fatto, ecco qui, amiche carissime. Ora io lo metto in forno a 180 gradi, già forno preriscaldato, per 30-35 minuti. Poi, come sempre, si fa la prova a stecchino per vedere a che punto è dolce. E allora ci vediamo tra 30-35 minuti. Allora, il dolce l'ho tirato fuori dal forno, eccolo qua, è così che deve venire. Poi ho sciolto del cioccolato fondente con del latte di mandorle e ora lo vado a mettere sopra il dolce. Questo è un dolce goloso. Poi metterò delle nocciole sopra. Adesso abbiamo coperto, Thank you.
Ora fresco un attimo. Fresco un attimo il cioccolato, ora vado a mettere la granella sopra. Questa granella aderirà molto bene con il cioccolato caldo. Ecco qua, signori, il dolce è finito, vedete che bello, non lo posso aprire perché al momento ancora è caldo, si deve freddare e deve riprendere un po' il cioccolato sopra il dolce, ok? Io con questa ricetta golosa vi saluto e vi dico buona serata a tutti. Alla prossima ricetta Un anno in cucina. Se vi piace questa ricetta mettete un like e commentate se volete. Ok? Molto molto bella. Ciao a tutti e buona serata. Ciao!